Non molliamo la sfiducia a buona fede, vedremo in base a quello che farà il ministro, ma insomma è stata messa in campo questa mozione di sfiducia che secondo lui sembra di capire che il PD non ci creda a questa mossa di Renzi, è un mozione di bluff. fiducia è un soprannome per dire cade il governo, se cade il governo non va avanti nessuna modifica della legge buona fede che è in vigore. Quindi per quello lei ha l'impressione che il PD non ci creda, nel senso che io ricordo le parole del 10 e del 20 agosto, non mi ricordo, di Renzi in aula al Senato, Gasparri ricorderà, quando Renzi fece l'intervento per spingere il Partito Democratico dal quale non era ancora uscito, non mi ricordo se fosse il 10 o il 20. Era agosto, sì, per spingere il Partito Democratico dal quale non era ancora uscito all'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, dicendo che, come succede in politica ovviamente, che l'alternativa era peggiore, cioè che le ipotesi della situazione economica del Paese, la legge di stabilità, Salvini, bla bla bla, erano peggiori che tentare un accordo con un governo con il Movimento 5 Stelle. Fu Renzi a dirlo. Che lui voglia fare cadere questa impostazione di cultura politica per la questione della prescrizione è possibile, ovviamente tutto è legittimo in politica, ci mancherebbe, se lui pensa di avere dietro di sé su questa ipotesi un grande consenso nell'area di centro-sinistra del governo, lo faccia, sappia che la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede difficilmente può essere tradotta diversamente che una proposta di caduta del governo, perché io non ricordo, non so se il collega Gasparri ricorda o i giornalisti ricordano, altri casi nella storia da cui nella maggioranza siano state presentate mozioni di sfiducia per un ministro del governo che si appoggia. Per Beh, cui ci fu quella su Mancuso, che fu la prima mozione individuale del governo Dini, e fu la prima volta che si fece la mozione individuale, che fino allora era ritenuta anomala, poi da allora si è legittimata, però era una fase anche quella molto particolare. Il governo molto Dini, particolare, sì, sì, fu la prima volta di una mozione di sfiducia individuale. Ci furono le lacrime in aula, non so se vi ricordate, non è stato non è stato un passaggio facile della democrazia. No. Detto questo, no. Penso anch'io che Renzi sia assolutamente, cioè, stia bluffando, stia giocando. Poi, se posso dire la mia, la riforma della prescrizione, penso che Cagliazza lo possa spiegare meglio di me, fatta così è a tratti delirante. Scatta la prescrizione per i condannati in primo grado, anzi salta che potrebbero rimanere lì per anni, cioè è pericolosissima. Soprattutto perché si gioca con un fattore che è vitale anche allora, filosofico, che è la disposizione del tempo altrui.